Buongiorno, è tardissimo, non mi sveglio così tardi da secoli. Non so cosa dire in questo video, so solo che ne voglio filmare uno. Oggi è il penultimo giorno di vacanza. Quindi domani sarà l'ultimo giorno e poi dopodomani si torna a casa, quindi domani dovrò preparare di nuovo le valigie. Vabbè, facciamo che faccio colazione e poi riaccendo la videocamera. Sì, i miei gattoni mi odiano. Ciao, partiamo noi. Sì. Ci sono ancora vivi. Noi facciamo la dividenda. Cosa? Mi hai staccato la linea tu. Salute. Mi dice a me. Buongiorno di nuovo, forse è meglio se incominciamo il video da adesso. E niente, ho fatto colazione. Oggi mi sono preparata la colazione, sono andata a mangiarla in terrazza. È la prima volta in realtà da quando sono qui che mangio la mia colazione in terrazza, perché boh, c'è sempre un po' di arietta fuori. Siamo al quinto piano, quindi è più facile, insomma, che ci sia un po' d'aria. E oggi invece non ce n'è. Si riesce a vedere il mare, benissimo. Beh, ma in teoria vi ho già caricato l'home tour, vero? Beh, nel caso ve lo lascio qua sul pallino informazioni che è qua, credo. Beh, se no è dall'altra parte. E mi mancano un sacco i miei gattoni. L'unica cosa è che mi mancano i miei gattoni, se no potrei stare qua tutta la vita, probabilmente. Poi mi era venuta in mente l'idea di realizzare qualcosa per la famiglia che arriverà dopo di me in questo appartamento. Secondo me è un'idea carina. Se l'avessi ricevuta io, boh, un sorriso me l'avrebbe strappato di sicuro, non me lo sarei aspettata, ma non l'avrei presa male, ecco. Quindi, boh, mi sembra un'idea carina. E pensavo di realizzare un braccialettino. Tanto mi sono portata dietro i fili perché avevo appunto pensato di realizzarne un pochi qua al mare perché avrei avuto tanto tempo libero. E infatti ne ho fatti un pochi. E sì. Pensavo di farne uno anche per chi verrà dopo di me, ne farò uno solo, quindi spero che non litigino. Però, boh, credo che comunque l'idea sia carina. E poi non so cosa farò oggi, perché non ho niente di particolare da fare. Ma io non ho niente. Se vuoi vado a prenderti qualcosa, ma non scappare. Guarda, dietro di te lo investi se ti alzi dalla sedia. Ciao, amore. Ma la bellezza che sei? Sì. Vuoi un po' di pane, Pet? Che carino che sei tu. Sì. Un po' di pane vuoi? Ah, ma Dio, ma... Ma vai a prendere qualcosa. Perché Non avevo ci visto credo. che ti avevo qualcosa di Allora, speciale. aspetta. Adesso va a prenderti un pezzettino di qualcosa, sai? Perché questo non è buono. È bello, ma non è buono. Senti che non è buono. No, 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 vieni qua, vieni qua. Ma io non ho mai visto una cosa simile comunque. Eccolo, eccolo.
Amore, ma non ingozzarti però, mangia piano. La torta. Sì. Lei mi dà. Lo porto anche via. Ciao Topino. Ah, ma porti via tutto così? Voglio la torta. No, quella è troppo grande, non vedi? Voglio sì. La torta. Vado a prendere la torta? Vado a prenderla. Chi è quello là di? Quello lì chi è? Amore, vado, ma... Vado a prendere la torta? Va bene, vado a prendere la torta, la mia torta, sì. No, ma fagli sentire che hai qualcosa in mano però. Perché sennò questo se ne va. Vuole la torta. Ah, boh, vuole che... Boh, ti sta spiegando cosa vuole, mi sa. Vedi che figo che hai mai visto, che robe? Questo è buono. Dio mio. Vedi, va lì a mangiare. Perché va bene essere amici, ma non troppo. Ok, è l'essere più simpatico che c'è. Basta. E va solo lassù ogni tanto, non so se c'è altra gente da mangiare, cioè. Vi volevo appena raccontare. Oh, scusatemi se sono ancora qua. Questo letto è sempre disfatto, vabbè, sono in vacanza. Dunque, vi volevo raccontare una cosa che mi è appena successa. Ero fuori in terrazza con mia mamma. Che stavamo realizzando dei braccialetti, cioè lei, per lei e io, quello che vi dicevo prima, da regalare alla famiglia che viene dopo di me. E è successa una cosa straordinaria, ma credo che, cioè, l'ho filmata, però non so se riuscirete a capire. E è arrivato un uccellino davvero simpaticissimo, ti giuro, non mi è mai capitata una cosa del genere, un uccellino con così tanto coraggio, con così tanto, boh, ma non lo so, sono rimasta scioccata e felice, mi ha proprio cambiato la giornata, cioè già era bella prima e adesso questa cosa mi ha reso davvero, non so, sto volando tra le nuvole proprio e... Bellissimo, io non so come spiegare questa cosa. Mia mamma dice che probabilmente sono abituati. Allora, scusate il cambio di location. È che si è affollata la casa tutto in un secondo e quindi ho dovuto cambiare posto perché altrimenti non si sentiva quello che dicevo e non mi ricordo più dove ero arrivata. Con questo che stavo parlando dell'uccellino che è venuto a trovarci. Prima c'è buio qui dentro, però vabbè, speriamo che riusciate a vedermi lo stesso. E niente, è arrivato questo uccellino qui che ha incominciato a urlare praticamente e ho pensato così che volesse cibo effettivamente, e solo che avevo paura ad alzarmi dalla sedia perché ho detto se mi alzo, se faccio un movimento troppo brusco, si spaventa e se ne va. Già il fatto che fosse lì per me era qualcosa di incredibilmente strano e incredibile, che non pensavo che se io mi alzassi questo stesse lì ad aspettarmi. Però alla fine, siccome urlava un sacco, e credetemi, urlava un sacco, ho deciso di alzarmi, ho detto se poi vuol tornare torna, in caso io glielo lascio lì e poi farà quel che vuole. Invece no, cioè lui mi ha aspettato, io sono andata in cucina, ho cercato qualsiasi cosa potessi dargli da mangiare, ho pensato che alla frutta, anzi è stato il mio primo pensiero la frutta, e so che non si dà quello che gli ho dato gli uccellini, ma poi mi sono rifatta e ho scelto il pranzo giusto per lui. Però continuiamo col discorso, se no vado fuori filo.
Sì, sono andata a prendere la prima cosa che ho trovato nel tavolo, che era una torta di mele che ha fatto mia mamma. E lui è rimasto lì, anzi è tornato, ha mangiato, ha portato via un pezzo di torta di mele, non lo so se l'è mangiato con tranquillità o se l'ha portato a qualcuno. E poi è tornato, ed è tornato altre volte e altre ancora. Io non so quanto mangia l'uccellino, ma quello lì o portava cibo a qualcuno o non so, oggi non volerà più da quanto ha mangiato. Ed era di una simpatia pazzesca. La cosa bella è che dopo che gli ho portato la frutta, cioè lui non ha voluto mangiarla, lui voleva la torta di mia mamma. Boh. Non so se vi è mai capitato una roba del genere. Mia mamma dice che probabilmente sono abituati, però io non mi fiderei così tanto dell'essere umano, voglio dire. Però, boh, sono rimasta scioccata, ma contenta, eh. Accendi Ciao. il forno, accendi il forno. Metti la mela sul forno. Ciao Gabbiano. Questo qui è quello delle bistecche di ieri, è maledetto. Aspetta anch'io. Guarda là, la Ah, non va foto. più via adesso. Credo che Finché non avessi. finisce di mangiare. Occhio, Io volle la cosa. Ti sta guardando malissimo, occhio. Ma eh. guarda che non arrivi altri, sei alla finestra, va. Perché lo stomaco di capiani. Non gli piaci, papà. No, è lì che guarda il piatto e dice vai via che devo andare a Ha cercare. paura. Ma io lo zoom si vede bene da vicino. No, ma non viene più. Viene, viene. Guarda, guarda. Che cibo là. Guarda, guarda che arriva l'altro. Guarda di quanti? Cosa è successo qua? Ciao. Portami i gabbiani con voi. Occhio, cosa c'è qua? Aiuto! Fa come te. Cosa ti ho detto che tornavo qui c'era tutta la famiglia, nonna? Occhio, c'è la finestra qua. Vicino. Perché tra un po' ti viene dentro. Questo ha già Sì. mangiato, cos'è? Ciao, ciao. Ciao. No, c'è il becco rosso, sono fatti così. Mi sta parlando. Buon appetito. No, mamma, non dar lì. Sì, vabbè, l'uccellino era più intelligente. Ma anche pretenzioso, dovevi vedere come chiedeva quel tipo di cibo. Sì? Gira largo, che viene dentro come un missile. Sì, te lo ritrovi in camera, eh. Un litro di sugo di vento. La frutta, glielo Preferiva pure. le bistecche, credo. Sì. Oh, ma guarda che ti giuro, si era fermato, volava lì davanti a me, mi guardava dritto, ce l'avevo davanti, mi volava lì a 2 metri da me. Ok, mi rendo conto che questo video è un po' strano, ma vi dico sempre che non so fare i vlog, quindi sto cercando di migliorarmi il meglio. Sto cercando di fare il meglio possibile. Comunque aspetto come sempre tutti i vostri consigli qui sotto. Niente, dopo l'uccellino è arrivato il gabbiano. Ho documentato anche questo con uno spezzone che penso che avrete già visto. Però volevo spiegarvi questa situazione della bistecca. C'è stato ieri che dovevo scongelare le bistecche per il pranzo. E quindi ho aperto le vaschette della carne e le ho appoggiate fuori dalla finestra, fuori dal balcone, perché puntava il sole e ho pensato che in quel modo si scongelasse più velocemente, che così è stato. Cosa è successo? Che dopo un paio di minuti che avevo messo fuori la carne, hanno incominciato a volare lì davanti dei gabbiani, che inizialmente non ci ho fatto più di tanto caso perché comunque durante tutto il giorno volano dei gabbiani, però non mi ero accorta che volassero così vicino finché non è entrata
finché non è entrata dentro in cucina un'ombra che ha praticamente ricoperto tutto il pavimento del soggiorno. Il che lì mi sono spaventata, ho detto che cos'è un deltaplano, non lo so, e mi sono resa conto che questi gabbiani stavano effettivamente volando molto vicino alla mia finestra, finché quando sono andata lì per aprire, per controllare bene la situazione, mi si piazza davanti alla finestra, proprio a 2-3 metri da me e dalle bistecche, un gabbiano che si ferma proprio volando, fermo, stazionario, davanti, fisso davanti alla finestra. E mi guardava, e guardava le bistecche, gli ho detto, ok, questo qui vuole portarmi via il pranzo. Ho aperto la finestra di corsa e ho preso le bistecche e le ho portate dentro, quindi finito lì il discorso. Però era per dirvi che comunque, per spiegarvi anche quello che vi stavo dicendo prima, che cioè praticamente mi voleva fregare il pranzo e non pensavo davvero, anche perché è molto vicino alla finestra, quindi secondo me per venirmi a prendere le bistecche si sarebbe schiantato, ma evidentemente non è così.